perché io credo che la Calabria sia governabile, io credo che la Calabria abbia straordinarie risorse, se c'è un presidente con una squadra che sa appassionarsi alle questioni di governo, quelle importanti, quelle che riguardano la sanità, i rifiuti, l'acqua, lo sviluppo locale, il lavoro, si può dimostrare che c'è una Calabria che il paese non si aspetta, per cui cominceremo subito a governare occupandoci di queste macro questioni e utilizzando i rapporti che ho costruito da capogruppo di Forza Italia affinché possano essere rapporti utili per lo sviluppo della regione. Questo strappo con Fratelli Italia probabilmente sarà ricucito nelle prossime settimane? Ma io credo proprio di sì, cioè il centrodestra è unito in tutte le realtà dove si vota, la Calabria merita ancora di più l'unità del centrodestra perché i problemi sono straordinari. Fratelli d'Italia è un partito che ha grande radicamento a livello nazionale e credo che questo radicamento l'abbia conquistato facendo sempre l'interesse degli elettori. Credo che farà così anche in Calabria. Complicato fare le liste? Per noi è complicato perché abbiamo tantissime richieste di candidature, però io ho già detto che vorrei limitare le liste a 7-8, cioè le liste non devono essere un veicolo per far diventare consigliere regionale qualcuno, le liste devono avere un loro carattere, qualcosa che portano in termini di contributi, di radicamento elettorale, di idee alla coalizione, per cui sto evitando di fare in modo che le liste possano essere un semplice veicolo, per cui avrò le liste delle forze politiche che compongono il centrodestra, avrò una lista di emanazione del presidente, che però siccome non ho l'ipertrofia dell'ego non chiamerò lista occhiuto ma chiamerò Forza Azzurri, io sono capogruppo di Forza Italia e vorrei che la mia lista fosse intesa come la seconda lista di Forza Italia e poi forse un'altra lista civica se non riusciremo a convincere quanti ci hanno offerto la loro candidatura a sostenerci con la stessa passione anche senza candidarsi. Qual è il suo progetto politico e soprattutto l'appello a quei calabresi che restano a casa che dicono sono tutti gli stessi? Guardi, io il mio progetto politico, quello personale è questo, io sono partito nella mia esperienza politica facendo il consigliere comunale, poi il consigliere regionale, il deputato, certo ho delle attività economiche, delle imprese, quindi cerco di non essere dipendente dalla politica, però devo dire che ho avuto grandi soddisfazioni, sono arrivato a fare il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati in un partito dove i capigruppo generalmente erano di Milano o di Bergamo, non ho da chiedere alla Calabria facendo il presidente di crescere ancora politicamente, ecco vorrei lasciare il segno insieme alla mia squadra nella storia della Calabria dimostrando che questa regione ha grandi risorse che possono essere risorse di sviluppo, questo vorrei fare, questo è il mio progetto.